Dopo 77 giorni, Taranto torna a vincere in casa nella domenica della contestazione. Allo Iacovone l'atmosfera è surreale. È anche la prima volta senza D'Agostino. Il gioco del Taranto è però illuminato dal belga Van Rasbeck. Il Grumentum invece appare timido da subito. La gara è un monologo rosso-blu. Van Rasbeck ci prova da due passi, ma Russo, ex, è bravissimo a mettere in angolo. Il gol giunge all'alba della partita. Goretta, approfittando di un errore difensivo lucano, è tutto solo e sigla il suo primo gol in maglia rosso-blu. Ancora Van Rasbeck. Si fa pericoloso dai 20 metri, pallone che termina di un soffio al lato. Botta dal limite al ventesimo del solito belga, ma stavolta alza la mira. Il Taranto vicino al raddoppio con un cross di Ferrara in area di rigore, ottimo lo stacco di Goretta, così come la risposta di Alex Russo. Negli ultimi 5 minuti altre tre circostanze favorevoli, punizione di Manzo, parata, rasoiata di Pelliccia, provvidenziale intervento sulla linea fatale di Pellegrini e infine nei minuti di recupero, primo pericolo portato dal Grumentum con potenza che però manda a lato. In avvio di ripresa il gol che manda la partita in archivio. Il colpo di testa di Genchi, servito da Pelliccia, è il numero 10 e l'attaccante ionico va in doppia cifra. Olcese, da poco in campo, non riesce a dare la giusta forza su una palla proveniente da corner. Agresta, nel frattempo, dall'altra parte tenta di sorprendere Esposito leggermente fuori dai pali, ma il giovane portiere del Taranto riesce a recuperare con un prodigioso stacco di Reni. Il tarantino giovane portiere Russo si oppone al sinistro improvviso di Matute e ancora l'ex portiere ionico sugli scudi dice no a Gigi Manzo. Rapida ripartenza dei bianchi lucani. Potenza arriva scordinato all'acuto. Super parata di Russo su Oggiano al 41esimo. Il Tris giunge a 3 minuti dalla fine a confezionarlo e Guaita che serve un pallone d'oro a Oggiano che calcia come un rigore in movimento e fa 3-0. Nei minuti di recupero c'è il tempo per esaltare le doti di Esposito che è bravo a dire ancora una volta no ad Agresta.